direttamente dagli studi di Teleregione in onda a casa, Serena. Siamo lieti di presentare il nuovo appuntamento per parlare di sport, buon cibo, bellezza, medicina, auto e sposi. In studio, se ci arriva, la frizzantissima Serena Sguera con tanti tanti amici. Ed eccoci nuovamente insieme, sono sempre contentissima e felicissima di poter condividere con voi questa parte della giornata, sempre con gli amici di Casa Serena, sempre con i meravigliosi ospiti che di volta in volta si alternano all'interno del mio salutino. Mi raccomando, rimanete in nostra compagnia, tra pochissimo ve ne svelerò l'identità. Ma prima, come amo fare anche per questo nuovo giovedì, ricordiamo quello che è il santo del giorno. Quest'oggi si ricorda e si festeggia una santa meravigliosa, Santa Gemma Galgani, una santa veramente a cui prendere esempio. Ebbene, nacque a Camigliano di Lucca il 12 marzo del 1878. La buona madre sembrava che già sapesse in qualche modo che si avvicinava alla morte, perciò quando poteva stare con la sua piccola bimba le spiegava le virtù della fede. Gemma già da piccola ebbe a soffrire la malattia e la morte della madre, una dolorosissima operazione ad un piede, lo spogliamento di tutti gli averi della famiglia Galgani, per cui si trovò nell'estrema miseria, e poi ancora un'altra penosissima malattia da cui però fu miracolosamente guarita. A Lucca cominciò la lunga serie delle grazie. Gesù infatti non si lasciò vincere in generosità. Tutti i venerdì Gemma soffriva i dolori della passione del Signore, e nel 1899, due anni dopo la sua offerta, fu favorita nel dono delle stimmate. Morì poi l'11 aprile del 1903, vigilia di Pasqua. Tanti auguri quindi alle amiche che portano questo meraviglioso nome. Andiamo oltre, vediamo quella che è la videata degli appuntamenti. Ebbene, nel primo spazio parleremo del volontariato. Cercheremo di entrare in queste meravigliose storie, complice la presenza del dottor Sabino Montenero. Nel secondo spazio invece parleremo di una sostanza che può aiutarci a dimagrire, con la dottoressa Tedesco e il dottor Cuoci. E poi, come sempre, l'ottimo Marcello Micoli con la sua rubrica medica. Tutto questo però subito dopo la sigla. E così, come detto, do immediatamente il benvenuto a un mio personale amico, nonché un grande professionista, una bellissima persona, il dottor Sabino Montenero. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, Sabino, possiamo chiamarci così perché ormai ci conosciamo da un po' di tempo. Quest'oggi in una veste particolare, quale? E allora, tu mi hai voluto perché hai saputo, sai, delle mie vacanze africane. Dal 2007 che io vado in Africa, nel Benin in particolare, sono rotariano e ci vado come volontario del Rotary, abbiamo lavorato tantissimo in quel territorio, in quella regione, dove sono state fatte tante cose. Come medico anche nell'ospedale nella Croix di Zimbabwe, che è un villaggio a 40 km dalla capitale, che è Cotonou. Cioè non è la Cotonou non è la capitale ufficiale, ma è di fatto. La capitale ufficiale è Port Novo. E noi da Cotonou, dove arriviamo ovviamente con l'aereo, poi ci spostiamo all'interno su una pista per arrivare a questo villaggio che si chiama Zimbabwe. Scusami, ma facciamo un passo indietro. Come nasce l'idea di recarvi in un luogo comunque così lontano e così problematico? Perché tra poco vedremo un po' anche tramite delle immagini. Tutta colpa del Rotary. Io il 2005 finalmente entro nel Rotary, dico finalmente perché il mio amico di sempre, Gigi Ceci, mi trascina in questa storia.
Vengo a sapere che il Rotary era impegnato in Benin in un progetto sull'acqua e dico al mio amico: scusi, ma noi non possiamo partire. Oh, pazzo uno più pazzo l'altro, certo che possiamo e partiamo. Questa è la verità. E di là poi nasce tutta questa storia. Dal 2007 io tutti gli anni, anche due volte all'anno, sono stato in Africa, in Benin, tranne gli ultimi due anni. Questo se sei tu. Eh sì. Perché nel frattempo noi facciamo scorrere delle immagini proprio che carpiscono dei momenti. Bellissima questa foto, perché ti dice come i mezzi erano precari, la viabilità era precaria, e da trasportati si rischia di diventare trasportatori. Quindi noi stiamo spingendo l'auto che avrebbe dovuto trasportarci. Giusto per capire un po' perché. Allora, abbiamo compreso che questa meravigliosa famiglia, quella rotariana, che io colgo l'occasione per salutare perché ne ho avuto il pregio di veramente in qualche modo avere un sentore di quelli che sono i principi, di quelli che sono le persone che animano appunto questa associazione, devo garantirvi che sono bellissime persone, tutte votate in qualche modo alla solidarietà, che rappresenta il filo conduttore del vostro agire. Quindi li saluto tutti con particolare affetto. Dicevo, tu in qualche modo hai deciso di sposare questo progetto con tutte le difficoltà del caso, perché certo. Tu all'inizio mi hai detto un viaggio, in qualche modo è stato un termine preso a prestito, ma anche per ironizzare, perché altro che viaggio. Era la vacanza dell'anima, in effetti c'è un concetto che io ritengo importante. Abbiamo la possibilità, tutti quanti, di fare qualcosa per chi sta meno bene, di fare qualcosa che possa essere utile agli altri, ma la ricaduta su noi stessi è importantissima, perché lo star bene degli altri fa star bene anche noi, cioè la pace di tutti, il poter parlare con la gente in maniera serena, in maniera amicale, beh, è un guadagno che abbiamo tutti quanti, e questo deve essere un obiettivo che ci dobbiamo porre. Le liti, le guerre non portano bene a nessuno. Voglio ricambiare i tuoi saluti e ti porgo a te e a tutti i telespettatori i saluti del governatore del Rotary del distretto Venduro Venti, Donato Donnoli, del mio presidente Carmine Fagella. Che saluto anche perché li conosco, quindi li saluto veramente con affetto. Allora, nel frattempo, mentre con il nostro dottor Sabino Montenero parliamo piacevolmente, proprio tra amici, io vedo scorrere poi una serie di immagini, di modo che gli amici a casa possano comprendere quali sono i luoghi, quali sono le caratteristiche, le difficoltà principali che avete incontrato. Allora, voglio partire da un concetto. Il Benin è un paese che in quegli anni era al fondo della scala dei paesi per ricchezza. È un paese dove le strade, le comunicazioni erano precarie, dove il parco macchine erano solamente 14, il mezzo di trasporto più comune era lo Zemijan, dove il caldo, le temperature alte, soprattutto umide, sono ancora un grande handicap proprio per lo sviluppo di zanzare della malaria, e dove ci sono le esondazioni anche due volte l'anno che costringono poi a degli adattamenti un pochettino difficili. Cosa stiamo vedendo? Questo è il villaggio di Lopò, vicino al villaggio di Lopò, dove il Rotary ha costruito un impianto di estrazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua attraverso fontane nel villaggio. E sette blocchi sanitari. Questo? Fatti da quattro questo è il sistema di potabilizzazione. È stato un grosso impegno per il nostro distretto, riconosciuto a livello mondiale anche, e abbiamo fatto una bella figura. Queste sono le fontane, ci sono questi che sono i blocchi sanitari fatti da quattro latrine e quattro docce. Per evitare che cosa? Che la gente utilizzi in malo modo l'acqua del fiume che ci passa vicino, che non è proprio pura, anche perché oltre alle persone che ci vanno a lavarsi, a prendere acqua per i bisogni domestici, ci vanno anche animali. Questo è il gruppo storico.
Tu sei quello vestito di bianco, giusto, sì, per aiutare gli amici a casa a comprendere. Allora, Sabino, io dicevo, voglio in qualche modo ricalcare questi aspetti perché molto spesso in TV, insomma, utilizziamo questo meraviglioso elettrodomestico per veicolare molto spesso dei messaggi oscuri, sempre di situazioni negative, giustamente, cose brutte che succedono nel mondo. Invece è bello anche portare un po' di luce, un po' di gioia, un po' di serenità, un bel messaggio. Un bel messaggio. Guarda, mi fa piacere questa domanda perché posso assicurarti una cosa, non siamo mai andati lì per frustarci, per soffrire, siamo andati sempre con il sorriso e ti posso dire un sorriso che arriva fino alle orecchie, perché il piacere e la gratificazione umana che ti arriva da quella gente è davvero davvero importante ed è la cosa che più ti gratifica, la cosa che più ti riempie. Le vaccinazioni, il problema del viaggio, quello che diventano degli zero. Cioè, cosa sono questi? Scusa, eh? Allora, questa è una fotografia, sono tre fotografie in realtà, che ho fatto con un vecchio telefonino al microscopio. E quella più grande è una foto di globuli rossi dove ci sono i plasmodi della malaria, che è la malattia più devastante che esiste là. Poi ci sono altre parassitosi che si contraggono proprio con le acque. E questo è l'altro grande problema, la malnutrizione dei bambini. Il kwashiorkor, che in realtà ha due facce. Una è questa. Quel bambino ha una ascite in realtà, proprio perché la sua dieta è carente di proteine. E l'altro, quello che chiamano di là, il marasma. Vedete, questo bambino è secco, malnutrito e quindi in un grave stato di denutrizione. Questi sono dei problemi importanti che abbiamo affrontato e i quali abbiamo cercato di dare un pochettino di sollievo. Non abbiamo risolto il problema, ma qualche cosina quantomeno l'abbiamo data, anche in termini di insegnamento, anche in termini di suggerimenti. Allora, che è importante, sì, perdonami, dimmi. C'è un fatto importante. La prima volta che io sono arrivato là, medico di pronto soccorso, ne ho viste di cotte e di crude, figurati, cioè, che paura. Cioè, quando mi sono trovato di fronte al primo paziente, io non sapevo neanche da dove cominciare. Parlano il loro dialetto, sono di un'altra nazione, hanno delle malattie, certo, che io non ho mai visto, non ho mai conosciuto. Capisci benissimo quanto possa diventare difficile poi cominciare, poi man mano. Ci siamo riusciti assolutamente perché è un'esperienza che si è rinnovata di anno in anno e che si è rinnovata proprio anche in questo 2019, giusto? Certo, certo. Quali sono stati i cambiamenti in questi anni? Allora, io sono stato di lotta sul assente campo. Due anni per problemi miei, sono ritornato e quasi come un turista stavolta. Ho percepito ho documentato, posso documentarlo, dei cambiamenti straordinari, a cominciare dalla capitale, da Cotonou, dove Cotonou era una grande bidonville, adesso fatti salvi alcuni quartieri, alcune zone, adesso è una città con le strade, con una sua illuminazione, con attività commerciali importanti e soprattutto un parco macchine che si è completamente rinnovato. Vedi cose che negli anni passati erano poco frequenti, adesso invece diventano assai più frequenti. E la situazione sanitaria? La situazione sanitaria è migliorata perché adesso non è più possibile arrivare lì e mettersi a fare cosa. Bisogna essere ospitati da qualcuno, c'è qualcuno che ti chiama per intervenire e bisogna produrre una documentazione che è il certificato di quindi in poche parole bisogna certificare la propria professione, quindi certificato di laurea, di abilitazione, di specializzazione, eccetera, eccetera, compreso un curriculum. Certo. Quindi bisogna dire chi si è e cosa si può fare. Bisogna essere titolati per fare quello che si va a fare. Mi piace dire che anche il governo ha cambiato rotta, cioè c'è un'attenzione maggiore a chi arriva
a chi opera sul territorio, perché un grosso problema erano i guaritori. Ah. Nei villaggi... C'erano i santoni? Sì, sì. Il Feticenne, il Sosier, il Boconò, sono degli stregoni materialmente che usano i metodi loro. Ti ricordo che il Benin era parte del Daomei, che era la vecchia costa degli schiavi, di là partivano gli schiavi che poi venivano portati in Brasile e poi nelle Americhe. E di lì parte anche il Vodou. Il Benin c'è una elevata presenza di cattolici e di cristiani, ma è forte anche l'animismo, quindi con tutti i riti che ci sono. Questo per dire che cosa? Che la gente nei villaggi va prima di tutto dallo stregone. Quando ti arriva in ospedale, l'ospedale non fa parte del sistema sanitario nazionale, perché non esiste. Il sistema sanitario nazionale è privatistico, non è come in Italia, quindi bisogna curare pagare per curarsi. Per cui questi arrivano con la malattia avanzata, hanno pochissimi soldi per potersi curare e diventa tutto difficile. Certo. Quindi c'è bisogno di un cambiamento anche culturale. Perfetto. Sul territorio. Ti posso solleticare, certo, su un interrogativo? L'immigrazione. L'immigrazione è un problema, anzi, io mi faccio sempre una domanda, ma l'immigrazione è un problema o può essere una risorsa? Cioè, mi spiego meglio, quanti italiani sono andati in America e poi sono tornati in Italia arricchiti? Abbiamo e hanno arricchito l'Italia stessa? Abbiamo memoria corta. Cioè, io la vedrei un po' diversamente, cioè può essere un percorso anche per i nostri imprenditori, per formare gente, per poi portare da altre parti le proprie professionalità. Quindi anche in questo caso c'è un bisogno di un cambiamento culturale. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. E io sono felice di poterlo dire perché me ne faccio portavoce anche come rotariano, perché è questo il fine del Rotary, cioè dare un pochettino delle indicazioni perché ci possa essere un modo di vivere assai più sereno, più condiviso. Più accogliente. Più accogliente. Dobbiamo essere più accoglienti e formarci, comprenderci. Poi qualcuno si lamenta della delinquenza, della criminalità, ma ci sono le leggi che vanno fatte rispettare. Come le rispetto io, le rispettano tutti. Sono d'accordissimo. Non vedo qual è il problema, cioè non riesco a comprendere il problema. Ci sarebbe bisogno di una legge, diciamo, di un cambiamento. Ma le leggi ci sono. Delle nostre leggi, sì. Di un'applicazione più puntuale, probabilmente. Una presenza anche dello Stato, magari. Certo. Più massiccia, ci sono anche anche a Barletta ci sono quartieri dove non c'è il vigile di quartiere. E questo penso che possa essere un grave handicap poi per tutti, non perché ci sta l'immigrato. Chiarissimo, Sabino, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, per concludere questo nostro argomentare, ti voglio fare un regalo. Abbiamo un video e possiamo in qualche modo condividerlo anche con gli amici a casa. Ci vediamo, appunto, questo video realizzato, un melting pot di quelle che sono le emozioni, poi, in immagini dell'esperienza del nostro dottor Sabino Montenero, perché ci aiuta meglio a comprendere l'anima del volontariato. Vediamolo insieme. Thank you.
Allora, veramente qualche istante di questo meraviglioso video, bisogna meditare sulla base di queste immagini. Ricordi perché molto bellissimi, spesso, soprattutto sì, le persone, i volti. Ci fermiamo all'apparenza, vero Sabino? Invece bisognerebbe andare al di là. Bisogna superare, bisogna... dico, perdonami, permettimi una cosa. Io penso una cosa, che noi passiamo sulla terra, cioè non siamo qua sempre. Poi un concetto forse discutibilissimo, però la nostra immortalità dipende da come passiamo, dal segno che lasciamo. Poi ognuno di noi decida cosa, ma è proprio quello il concetto di immortalità. Ancora una domanda, una meravigliosa domanda e un meraviglioso messaggio, quello che abbiamo lanciato nelle vostre case grazie alla presenza del nostro dottor Sabino Montenero. Grazie. Grazie, una meravigliosa esperienza che grazie. Mi hai permesso di fare. Veramente, sentitamente, grazie. Sono felice e ti ringrazio te perché mi hai dato un sorriso anche. Quando vuoi, Sabino, sentiti a casa, sono disponibilissima. Lo so già, grazie ancora. Allora, amici a casa, avete visto che meraviglioso momento abbiamo vissuto grazie alla presenza del nostro amico del Rotary, che nuovamente saluto proprio come famiglia. Ci lasciamo soltanto per qualche istante di pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo, sempre qui in Casa Serena, tra poco.